Chiedo adesso qui a Rinaldi che ci ha raggiunto. Lei la possiamo definire un sovranista? Con estremo orgoglio. Un sovrano. Allora, ed è contento di questo governo 5 Stelle Lega quanto Brambilla che ha votato 5 Stelle? Ma guardi, io riprendo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica e dico, benissimo, il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione fino a prova contraria. L'articolo 1 cosa dice? Di chi è la sovranità in Italia? Del popolo. Quindi se vogliamo modificare questo... L'articolo 1 di che cosa, scusi? L'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. È stato cambiato stanotte? Sì. No. Beh, insomma, è stato cambiato fondata sul lavoro. No, nei fatti non lo è. Io mi ricordo evidentemente che era l'Italia una Repubblica fondata sul lavoro. Però c'è anche. Sì, fondata sul lavoro. No, c'è. No, l'Italia è una Repubblica. Vabbè, ma lo dico solo sì, perché, se no poi il ragazzo meglio, ci ascolta. Meglio ancora, bravissimo. Dice, allora, va adesso all'esame e dice, ho sentito da Gorà che l'articolo 1 e non è l'Italia la sovranità. Però c'è anche il secondo comma, la sovranità appartiene al popolo, è quello che arriva al secondo comma. Mi faccia finire però tutto, perché è una l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Poi chi studia la Costituzione sa anche che gli articoli sono tanti. Se vuole le dico anche le premesse della Costituzione. Però lei insegna i lavori della Costituente. Lei insegna anche che ci sono articoli che determinano che l'Italia deve essere fedele ai trattati internazionali. È sempre la Costituzione che parla. Attenzione però, attenzione. Quindi, quando lei dice, giustamente, l'articolo 11, lei sa benissimo che è stato scritto per l'appartenenza a organismi come l'ONU, va bene? Non è stato scritto per l'Unione Europea. Intanto sta là però, no, è stato scritto perché arriva dopo l'Unione Europea. Attenzione, lei dice limitazioni, non cessioni, attenzione, è vero? Limitazioni, se non ha pari condizioni, lei pensa che il nostro rapporto nei confronti dell'Unione Europea sia a pari condizioni? No, me lo dica. No. Lo dica, lo chiedo a Rinaldi. A pari condizioni, quindi pensa. Quindi lei non vorrebbe non abolire. Credo proprio, no. Quindi qual è il tema del sovranismo? Se vuole le rispondo, se la dottoressa mi dà il tempo. Quindi qual è il tema del sovranismo, secondo lei, allora, in questo momento? Allora, guardi, per sovranismo io intendo una cosa estremamente semplice, che in questo momento il Parlamento italiano, va bene, è depositario della delega da parte dei cittadini e non ci deve essere nessun altro organismo sovranazionale, che sia l'Unione Europea, che sia qualsiasi cosa, che possa decidere per conto del Parlamento. Cioè il Parlamento è sovrano perché gliel'abbiamo data a noi questa delega. E fra l'altro le ricordo che l'Unione Europea che cos'è? È un'entità, ma è di persone non elette, perché di fatto la politica e le azioni dell'Unione Europea viene esercitata dalla Commissione, che per quanto solo formalmente viene eletta dal Parlamento, sappiamo benissimo che è su designazione. Questo però mi spieghi, questo è quello secondo lei che questo governo dovrebbe fare o potrebbe fare? No, guardi, io mi auguro che questo governo, guardi, io non sono né del 5 Stelle né della Lega, sono semplicemente un cittadino italiano, quindi parlo tranquillamente senza nessun problema di... Condivide però ad esempio l'idea di Bagnai, mi auguro che questo governo cambi il paradigma degli ultimi anni, cioè vada in Europa a dire guardate, in questa situazione noi non possiamo andare avanti, cambiamo le regole, le condividiamo con tutti, ma noi in una Europa che ormai purtroppo è germanizzata e vediamo anche le insofferenze che stanno avvenendo in Europa, mi sembra che in Austria non è che siano contenti, in Ungheria non sono contenti, in Polonia non sono contenti, nella stessa Francia non sono contenti, cerchiamo di riscriverle. Sono state scritte il 7 febbraio del 92, Maastricht è di quella data, è cambiato il mondo in maniera incredibile, cerchiamo di riscriverle. D'altronde, mi scusi, tutti i parametri di Maastricht a cui noi siamo inchiodati riguardano sempre il rapporto con il PIL e con il debito, va bene, debito pubblico, ma vogliamo anche inserire altri parametri come ad esempio i debiti privati. Il problema che ci affligge dal 2008, sappiamo benissimo che è un problema di debito privato. Se si tenesse abbiamo conto anche il risparmio privato, bravissimo. Calcolare. Anzi, anche il risparmio privato. Europeista, cioè il concetto, ecco, grazie. Guardi, io la ringrazio che mi dice che europeista o sovranista, c'è una bella diversità. No, guardi, non è compatibile. E non dobbiamo confondere un conto l'Europa, un conto l'Unione Europea e un'altra cosa è l'euro. Il fatto che si vogliano sovrapporre queste cose, cioè essere europeista
non significa essere per l'Unione Europea, anzi oggi il vero europeista è chi contesta fermamente questa Unione Europea. Aspetta, questa Unione allora Europea Rinaldi, non sta tenendo però mettiamo conto. Un po' d'ordine, perché no, questi non sono soldi, sono mini bot che stavano anche nel vostro programma di governo, Gasparri. Però non li ho ritirati. E lei non li ha ritirati, però lei forse non lo sa, ma nel programma di governo di coalizione c'erano anche questi. No, non li ho ritirati. Questo c'è anche Sandro Pertini. Ho detto che non li ho ritirati. Questi ce li portò Borghi, ma che ci studiamo con grande. Uno c'è D'Annunzio, un altro c'è. Ci sono Falcone e Borsellino.